conosciuto Muzio una dozzina d'anni fa a Milano, in un tempo che doveva essere per lui particolarmente felice. Giovanissimo, stava per ammogliarsi, come ho capito più tardi, e aveva appena finito di costruire le sue prime opere più ragguardevoli: la casina del tennis alla periferia di Milano e l'immenso edificio privato di via Moscova, di cui forse in quel momento era l'unico inquilino. Essendosi scelto in quella specie di colosseo ad uso domestico un angoletto sulla terrazza, pareva si fosse affrettato ad occuparlo per il piacere di vivere in una casa costruita con le sue stesse mani, privilegio degli architetti, e per poter dominare Milano dall'alto. Andare da lui significava compiere un piccolo viaggio verso le stelle. Il suo domicilio era un faro, un osservatorio astronomico, dove si sarebbe anche detto che egli abitasse momentaneamente a scopo di richiamo e di collaudo, quasi per dimostrare con la sua presenza e a rischio della propria vita la stabilità dell'opera sua. Ma certo, nessuna di queste intenzioni era nella mente di Muzio, il quale aspettava soltanto, ma senza impazienza, di veder trasformarsi il suo provvisorio e nudo appartamento di scapolo in una casa vera e propria. Per il resto, circondato da una solitudine enorme, si capiva benissimo come egli non manifestasse la minima preoccupazione degli spiriti, trattandosi di una solitudine più di cantiere che di abitazione, perciò priva di spaventi. Il solo spirito che avrebbe potuto visitarlo e che infatti aleggiava intorno a lui negli anni a cui mi riferisco era quello di Palladio. Fu dunque lassù, nella sua colombaia, che Muzio mi condusse la sera stessa del nostro primo incontro, desideroso evidentemente di mostrarmi la sua nuovissima opera, ma anche di conoscermi un po' da vicino, suppongo, e di farsi conoscere. Tanto più che in quel tempo usciva ancora la Ronda e Muzio era dei nostri senza che io lo sapessi. Radunati intorno a sé alcuni giovani architetti, aveva fondato a Milano quel che si dice una scuola, che fu indiscutibilmente il primo indizio del gusto architettonico moderno, un fatto molto simile a quello che accadeva nel frattempo in letteratura per opera della Ronda. E come il nostro spregiudicato e libero tradizionalismo fu novecentista nella sola maniera possibile e legittima, allo stesso modo in alcune premesse francamente utilitarie, perché antidecorative, implicite nel classicismo di Muzio ed evidenti nella sua architettura, era già in atto il razionalismo. Fatto sta che se ho aperto gli occhi un po' tardi, ma sempre in tempo, sulle bruttezze dell'architettura umbertina, in particolar modo sul suo eccessivo e bolso decorativismo, se mi sono spogliato di alcuni pregiudizi dipendenti dalla mia ignoranza verso l'architettura palladiesca e neoclassica, se ho potuto farmi un'idea, sia pure approssimativa, dell'arte muraria in genere e di quella moderna in specie, ed accrescere le mie cognizioni in proposito, lo devo al mio incontro con Muzio. Purtroppo, in tema d'architettura, io non ero allora che un profano, abituato a Roma, antinordico, ammiratore del barocco, persino sentimentalmente attaccato allo stile umbertino e, insomma, poco disposto ad accogliere con entusiasmo una concezione architettonica la quale esclude rigorosamente ogni superfluità ornamentale. Così il nostro incontro non fu scevro da parte mia di curiosi puntigli. Strano a dirsi, mi dispiaceva soprattutto il sorridente disprezzo di quel giovane lombardo verso l'architettura della Terza Italia, ignorando le sacrosante ragioni, obiettive e personali, che lo ispiravano. Ottimo allievo del Politecnico milanese, Muzio reagiva probabilmente ai suoi cattivi maestri. Pensava a Milano, agli orrori del piazzale Monforte, alla Casa Rossa di Marinetti, coi telamoni vestiti da garibaldini, a quel marmorio incredibile palazzo un po' più giù, verso Porta Venezia, che vorrebbe essere un'abitazione privata e ha tutto l'aspetto di un bagno pubblico.
a certe finte regge barbariche in mattone rosso, dovute alla fantasia di Camillo Boito e seguaci, piene di mostri sulle facciate, dai soffitti bassissimi, dagli androni cupi e paurosi, dalle finestre talmente rientranti e i davanzali così sporgenti, che non è possibile vedere se non i capelli delle persone che vi si affacciano e che pure hanno il coraggio d'abitare in coteste case da streghe e ci trovano forse non so quale divertimento. A tutte queste mostruosità si riferivano specificamente gli attacchi di Muzio contro l'architettura umbertina, il quale Muzio, come ho già detto, era autore di una grande e pregevole casa moderna, battezzata dal popolino milanese Casa Brutta, in omaggio a quella tale bellezza di cui abbiamo discorso. Muzio lavorava e se ne sentivano gli echi, se non che, negli ultimissimi tempi, questi echi divennero improvvisamente rabbiosi e discordi. Che era accaduto? Senza dubbio, il mio amico Muzio stava occupando un po' troppo spazio a Milano. Difatti, in tutti questi anni che ho avuto così rare occasioni di incontrarlo, non solo egli ha costruito, a Milano e dintorni, una quantità di edifici d'ogni genere, ma si è impossessato, come se nulla fosse, del vecchio centro ambrosiano, innalzando sull'asse di Sant'Ambrogio da una parte l'Università Cattolica, amorosa e bellissima sistemazione di un logoro chiostro bramantesco, ridotto nel secolo scorso ad ospedale militare, con tutte le conseguenze che si immaginano facilmente. Dall'altra, il monumento ai caduti, costruzione massiccia e preziosa che ha l'aria di voler durare. Non contento, si è avvicinato al castello, ha reclamato il suo posticino al sole del parco ed eccolo tirar su, in mattone durissimo e levigato, quel palazzo della Triennale dove si possono riconoscere le stesse qualità che Muzio dimostra in ogni sua opera, qualità di architetto e di esecutore a cui è difficile insegnare qualche cosa. Vincenzo Cardarelli, 1936.